Come rappresentante del Thais, forse sì, però come rappresentante delle imprese, ritengo assolutamente di no, perché abbiamo partecipato attivamente a questi tavoli di Patrimoni Pianet, cercando di portare sempre quelli che erano le esigenze rappresentate dalle imprese. È difficile riuscire ad intervenire dopo che sono intervenuti tanti relatori dove il tema è lo stesso sostanzialmente, quindi per forza di cose si rischia di essere ripetitivi perché ovviamente le novità vengono fin da subito evidenziate dai primi relatori e quindi o si rischia di essere comunque di ripetere sostanzialmente cose già dette alla fine di annoiare la platea o diversamente di restringere l'intervento come voglio fare. Al fine di evitare di annoiarvi ulteriormente con cose che comunque sia sono già state dette, quindi mi limiterò sostanzialmente ad evidenziare alcuni elementi di interesse soprattutto per le imprese al fine di cogliere il momento di recepimento di questa direttiva come il momento vero sostanzialmente di modifica di quello che è l'attuale contesto normativo per cercare effettivamente di fare in modo che le imprese, quando partecipano alle gare, si trovino di fronte ad una normativa semplice. Oggi come oggi il vero problema che abbiamo noi come imprese, ma presumo anche come le stazioni appaltanti, perché purtroppo ci si confronta quotidianamente, è proprio questo, cioè il fatto che noi abbiamo un sistema di norme talmente farraginoso, talmente distribuito in mille rivoli che nulla hanno a che vedere con la normativa sugli appalti, cioè voi sapete benissimo che ogni volta che viene emanato un decreto legge che si chiami Salva Italia, Rilancia Italia, bene o male, c'è dentro una norma che riguarda gli appalti. Ora, tutto questo crea sicuramente errori nelle modalità di partecipazione alle gare, perché non ci si può ricordare tutto, veramente diventa disumano. Poi dall'altro punto di vista, dall'altro lato ci si mette la nostra giurisprudenza che a cambiare idea lo fa facilmente, quindi da questo chiaramente viene fuori un sistema di grande confusione normativa. Io credo che veramente il momento in cui queste direttive devono essere recepite, secondo me deve essere anche un momento di riflessione per il nostro legislatore, proprio per cercare di fare veramente una pulizia e quindi dare una unitarietà di sistema a quella che è la legislazione in materia di appalti. Oggi come oggi io credo che l'esigenza maggiore di tutti gli operatori economici sia proprio questa, al di là dei singoli istituti che la nuova direttiva contiene, sicuramente sono di interesse, è necessario che vengano resi il più possibile applicabili nell'ambito di quello che è il nostro ordinamento da parte degli operatori e da parte delle stazioni appaltanti, però in modo chiaro, in modo che si crei il minor conflitto possibile, dove il contenzioso non sia sempre ho messo una dichiarazione in meno, tu ne hai messa una che non c'entrava, o litigare sempre ed esclusivamente sulle dichiarazioni del 38. Cerchiamo di, se deve esserci un contenzioso, che ci sia in termini veri di qualità del servizio che viene reso, cioè che si vada a disquisire su questo, cioè se effettivamente è migliore il mio servizio o è migliore il servizio dell'altro concorrente, ma non se io ho fatto la dichiarazione giusta o se l'ha fatta il mio concorrente, perché diversamente viene proprio snaturato il sistema degli appalti. Allora, se è vero che gli appalti rappresentano una percentuale molto alta del prodotto interno lordo italiano, non credo che la rappresentino perché uno ha fatto una dichiarazione piuttosto che un'altra, la rappresentano in funzione di quello che è il valore economico. Allora, io credo sia necessario ed opportuno che il legislatore faccia proprio una riflessione in questo senso, nel momento in cui recepisce le norme, cioè pensi esattamente a come fare per raggiungere questo obiettivo strategico di carattere economico, cioè che effettivamente gli appalti siano importanti non dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista economico di quello che rappresentano, non solo in termini di denaro pubblico che viene speso, ma anche di qualità che viene fornita poi al cittadino. Io credo che veramente questi siano gli elementi maggiori sui quali va focalizzata la nostra attenzione.
Dall'altro lato, tutti gli istituti che sono contenuti nella direttiva, tutti gli istituti nuovi sostanzialmente, secondo me devono essere visti con favore. Devono essere visti con favore perché sostanzialmente sono l'enunciazione di principi di innovazione, di principi di semplificazione, quindi di principi che, se voi ci pensate, sono tutti volti a rendere più agevole la vita da parte di coloro che offrono il servizio e da parte di coloro che il servizio lo recepiscono, quindi proprio per cercare di rendere fluido, sostanzialmente fluida, la modalità attraverso la quale un operatore economico si presenta alla stazione appaltante e dice: io sono in grado di fare questa cosa. Quindi deve essere in grado di poter dimostrare di fare quella cosa nella maniera più semplice e più facilmente comprensibile per la stazione appaltante stessa e per l'operatore economico nel momento in cui presenta il proprio progetto. Mi permetto di segnalare queste cose perché, proprio per evitare di entrare nel merito, io avevo preparato un intervento, lo dico, ce l'ho qua sotto, quindi, ma però sentiti gli altri relatori, e proprio per evitare di essere ripetitiva rispetto a tutte le cose che sono già state dette, perché è vero, a tutti noi fa piacere poter far entrare nel nostro ordinamento un sistema come quello che è la procedura competitiva negoziata. Ci interessa, sì, però veramente credo sia il momento per fare un po' di chiarezza e soprattutto per eliminare quelle distorture che oggi sono presenti nel nostro sistema normativo e che non sono in linea sostanzialmente con quello che sono i principi cardine della nuova direttiva. Cioè, da noi la semplificazione è una cosa molto bella dal punto di vista normativo, però poi non riesce ad essere applicata, perché è un esempio, lo porto come esempio, però purtroppo è così. Il sistema della banca dati, non me ne voglia l'autorità di vigilanza, però veramente è un sistema che probabilmente nel momento in cui è stato pensato come una banca dati ed è stato visto con favore da parte delle amministrazioni appaltanti e da parte di quelli che sono gli operatori. Però poi ci siamo trovati di fronte ad un sistema che, di fatto, rispetto a quelle che erano le caratteristiche iniziali, non ha avuto un riscontro nel pratico. Il nostro legislatore cosa ha fatto? L'ha sospesa. Bene, però non mi sembra che ci siano in animo delle volontà poi di fare effettivamente una semplificazione del sistema. Ecco, io in questo senso vorrei cercare di mandare un messaggio proprio come in rappresentanza di quelli che sono gli operatori economici. Bene vengano le direttive, bene vengano tutti quelli che sono i nuovi istituti, perché sicuramente sono istituti che sono volti a cercare di favorire un maggior dialogo che finora, diciamo, non c'è fra le amministrazioni, o comunque sia è molto labile, fra le amministrazioni e coloro che offrono le proprie attività, ed uscire un attimo da quel meccanismo che ormai è insito nel nostro legislatore, che in tutti gli ambiti in cui ci sia un margine di negoziazione c'è comunque insito il pericolo di un accordo di sottobanco, comunque sia contro quelle che sono le norme che normalmente dovrebbero sottostare invece ai principi della fornitura dei servizi piuttosto che degli appalti. Quindi io mi limito sostanzialmente a lanciare questo messaggio, perché ritengo sostanzialmente che oggi come oggi sia il vero messaggio che deve essere inviato a tutti coloro che fanno parte di questi tavoli, a tutti coloro che sono in un momento in cui si confrontano sulle nuove normative. Cerchiamo in primo luogo di raggiungere questo obiettivo, semplifichiamo le regole. Grazie. Allora, recepiamo come patrimoni Pianet l'accorato appello.